Federico, è il momento a questo punto, sono tutti schierati, è il momento di presentare quelli che saranno i protagonisti di questa sera. E partiamo allora col presentarvi Quadra Cortezzano. E corridore, coordinatore sportivo della quadra, Davide Beretta. Allenatore e corridore, Paolo Massetti. Fresco di matrimonio, tra l'altro. Andrea Delfino. Federico Sardi. Alessandro Pratus. Filippo Antonelli. Simone Beretta. Roberto Beretta. E questa è Quadra Cortezzano. In bocca al lupo, tra pochissimo li avremo qui al via. Roby, ci sono tra le varie quadre alcuni miei ex colleghi, quindi dei veri e propri Highlander della corsa, è bello vederli, ecco. E andiamo a presentarli allora nella prossima quadra, che è Quadra Marengo. L'allenatore Simone Belotti. Parlava di Highlander, vinceva i pali con Federico, il coordinatore degli atleti, e questa sera torna a correre il palio, gli facciamo i complimenti perché da pochi giorni è diventato papà, Stefano Leni. Alessandro Olmi. Danilo Belotti. Federico Trevisi. Vincenzo Urgnani. Ed ora scatta l'applauso non doppio, triplo, perché è la quadra con la maggior presenza femminile. Camilla Vertua. Elisa Festa. Gaia Zerbini. Sabrina Marini. Chiara Miani. Applauso per Quadra Marengo. I prossimi atleti, la prossima quadra che vi presentiamo, hanno vinto le ultime edizioni del Palio e stasera tornano agguerriti a giocarsi anche questa 45esima edizione. Sto parlando di Quadra Villatico. Il responsabile degli atleti, Andrea Sbaraini. L'allenatore, Andrea Dell'Angelo. Primo atleta che entra in piazza, il capitano Fabio Sirani. Leonardo Sirani. Nicolò Sirani. Mirko Mei Tomasi. Gabriele Cadei. Matteo Caruna. Antonio Angaiola. Vanni Agvannor. Nicolò Ferrari. E questa è Quadra Villatico. Quadra Villatico, anche a loro in bocca al lupo per dopo. Ed ora in piazza gli atleti di Quadra Zeveto. L'allenatore Giuseppe Gozzini. Il responsabile degli atleti, Luca Zani.
anche lui qualche palio nel corso degli anni se l'è portato a casa. Edoardo Parma, Lorenzo Cinera, Isacco Delia, Andrea Bertua, Matteo Goffi, un altro che di pali se ne intende, Marco Pederzoli, Samuele Agosti e Nicolò Persico. Quadra Zeveto. E allora, con Quadra Zeveto vi abbiamo presentato tutti gli atleti che tra poco saranno i protagonisti lungo il percorso delle vie della città di Chiari. Io chiamo qui il direttore di gara di questa sera, torna dopo gli ultimi anni, lui è direttore di gara nazionale e internazionale e chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda il ciclismo. Dal ciclismo alla corsa del palio, Roberto Sardi. Grazie come al solito, sono orgoglioso di essere qua, c'è anche colui che mi ha ceduto il passo quest'anno e mi fa piacere vederlo lì in tribuna. Torniamo a Franco Ducci, no? Torniamo a Franco Ducci e alla sua pistola che oramai è diventata mitica insieme a lui. È arrivata la moto sulla quale c'è Achille Moletta, 19 anni di palio per Achille, quindi grazie anche a te per quanto fai, grazie a tutti coloro che sono sulle moto e che faranno da apristrada per questa sera lungo il percorso cittadino. Noi ricordiamo comunque a tutti di stare dietro alle transenne e di non creare alcun problema durante lo svolgimento della corsa del palio. Roberto, abbiamo l'ok per poter chiamare gli atleti che correranno la prima frazione, quindi atleti sulla linea di partenza. Lo starter di questa sera, l'assessore allo sport del comune di Chiari, Cristian Vezzoli. Federico, un momentino mica da ridere questo, no? Sì, la prima frazione è ovviamente delicata per la gara e c'è tanta tensione perché è l'unica frazione in cui si corre in gruppo, bisogna stare molto attenti dove si mettono i piedi, come si dice. Allora, appena l'assessore è pronto, noi abbiamo l'ok dalla giuria per poter partire, è già stato fatto il doppio giro di ricognizione, quindi tutto è a posto. A Cristian Vezzoli, a questo punto, il momento di decidere quando sarà il via. È partita la 45esima edizione della corsa del palio delle quadre città di Chiari. Diciamo che la squadra B di Zeveto è partita con la rincorsa, è arrivato e pronti via. Allora Federico, noi ci portiamo dall'altra parte per vedere poi chi arriverà. Dicevamo, si prepara la corsa, la si vive praticamente tutto l'anno. Sì, ci sono ovviamente vari tipologie di allenamento. Alcuni ragazzi preparano magari gli ultimi mesi, ma ci sono ragazzi in corsa che sono molto preparati perché tutto l'anno che si preparano, ovviamente magari anche non solo per questa gara, ma è una preparazione che dura sostanzialmente da domani, diciamo, no? Per l'anno prossimo. Da domani si comincia a pensare per il prossimo palio, no? Noi abbiamo la fortuna anche di avere le immagini e potervi raccontare cosa sta succedendo, già pronti via e potrebbe allungarsi subito il gruppo. Allora sicuramente ci saranno già alcune differenze perché, come dicevo, non tutti sono preparati allo stesso modo.
è importante la prima frazione, perché non è sempre facile poi riacciuffare chi sia davanti, no? Perché correre in gruppo è una cosa, correre da soli è molto più difficile, quindi chi perde contatto adesso dovrà fare fatica per rientrare. E gli atleti, vedete, stanno percorrendo ora via Marengo, diciamo si è leggermente allungato il gruppo, ma possiamo dire che un buon gruppo è ancora unito. Sì, qua siamo intorno ai 500 metri di gara, ovviamente è difficile capire il ritmo, vedo che sono ancora tutti in gruppo. Generalmente le prime differenze grosse si iniziano a fare intorno agli 800 metri, quindi parliamo intorno a Via Villatico. In tutti i tuoi pali hai corso praticamente quasi in tutte le frazioni, no? Allora dovrei scavare un po' nella memoria, sicuramente forse mai la numero 2, però le altre le ho fatte tutte, le ho provate tutte. Qual è la più difficile secondo te? La più difficile è sicuramente l'ultima, quando hai qualcuno che ti... Vuoi qualcuno che hai alle spalle o che devi davanti, andare a... Sì, sicuramente. E qui in Piazza Rocca adesso potrebbero... Sì, esatto, qua come dicevo inizieranno d'acqua, no? Un po' a farsi alcune differenze, stiamo a vedere, ecco. Dipende anche molto dalla strategia delle quadre. Adesso via San Martino della Battaglia, via Villatico, si gira a sinistra e poi si va verso Santa Maria. Si entra adesso nel tratto un po' più tortuoso, diciamo, della corsa, cioè via Rapiccio e via Zeveto, dove arrivando stanchi con curve molto strette è veramente impegnativo. Io mi sono sempre chiesto comunque anche un'altra cosa: gli atleti adesso qua a Zeveto arriveranno verso la fine, ma c'è questa salita che ti porta in piazza che può ancora fare la differenza? Allora, innanzitutto dall'inizio della salita a qua saranno ancora 100 metri, quindi c'è ancora spazio, ci si può fare la differenza. La salita non è molto pendente, in base all'allenamento dell'atleta può essere più o meno impegnativa. E veramente, guarda, tra poco saranno qui gli atleti in piazza. Ora vediamo chi arriverà per primo, chi potrà dare il cambio davanti a tutti. C'è da dire che Marengo sta tenendo bene, no? Villatico, sì. E Marengo. Marengo, vecchio lupo di mare. Eccolo. Sì, lui sa come si corre. Meito Masileni. E allora si cambia. E qui si va alla seconda frazione. E iniziano a scoprirsi forse le prime carte, no? Esatto, come dicevo, ci sono già alcune differenze. Per chi arriva più tardi è difficile colmare, ecco. Ora è il momento di Villatico B, poi arriva Marengo B, e qui va l'applauso a Marengo B perché è una squadra completamente al femminile. È il secondo atleta di Villatico, Cadei. La presa sul serio, si dice così, no? È partito, almeno a guardare il video, veramente, veramente ha sprombattuto, dietro ha fatto il vuoto, vediamo se riuscirà a mantenere questa andatura, ecco, perché lì siamo all'inizio, stiamo a vedere, ecco, è partito fortissimo veramente. E abbiamo, sì, Villatico che sta tentando di dare lo strappo in questa seconda frazione, non dimentichiamo che poi terza e quarta frazioni andranno a giocarsi la vittoria di questa edizione del Palio. E allora vediamo come vanno le cose in fondo. Qua sono entrati in via Marengo, per capire effettivamente dietro. C'è da dire che Marengo, sì, l'hanno diciamo, sì, ripreso, l'hanno fatto sfogare, ecco. Eh? E adesso vediamo come si evolve, ecco, sono sicuramente tutti e tre ottimi frazionisti, e
ora 500 metri di gara, stiamo a vedere. Volevo solo segnalare la prima frazione, i primi atleti hanno corso in 4:10, che è un tempo veramente buono, soprattutto per Stefano, ecco. È notevole per la prima frazione, perché tante volte la prima frazione viaggia molto, no? È più tattica. Sì, generalmente, ecco, poi dipende le quadre come preferiscono impostare la gara, se mettere un atleta forte in prima per evitare sorprese, oppure andare in crescendo con i migliori atleti verso la fine. E qui ci prepariamo ad entrare in Piazza Rocca. E questo è il punto, dal punto di vista dell'atleta, più bello in assoluto, perché si arriva e in Piazza Rocca c'è sempre un mare di gente, è fantastico, no? Quando arrivi in fondo e entri, lì ti senti la gente il fiato della gente sul collo, no? Ed ora vediamo come si svilupperà. E Villati compare aver pagato lo strappo che ha dato all'inizio. Sì, esatto, della ci sono tutte e quattro quadre molto vicine. Adesso sembra, se non erro, mi sembra Cortezzano a guidare, sì. Cortezzano, Zeveto. Possiamo vedere Roby, atleti molto forti al via di questa terza frazione. La terza frazione promette scintille, sì. È una frazione dove potrebbe già delinearsi un po' la classifica di questa corsa. Però continua la gara di testa di Cortezzano, alle sue spalle c'è Zeveto. Bravissimo Cortezzano, che partiva indietro rispetto agli altri, ha rimontato tutti e li ha staccati, quindi una prestazione davvero importante. Ed eccolo Cortezzano al cambio, bravissimo davvero, grande frazione per Cortezzano, altrettanto grande frazione di Vincenzo Urgnani per Marengo. Ora praticamente appaiati Zeveto e parte Isacco D'Elia, e Villatico parte Matteo Caruna. Sono un po' una mi sorpresa. Mi permetto di dire, ne vedremo delle belle. Bellissima questa terza frazione con atleti molto forti. È stata una bella sorpresa la seconda, ecco, non mi... Molto bene Cortezzano Marengo in questa seconda frazione. Tra l'altro giovanissimi gli atleti che abbiamo visto, quindi... Abbiamo molto da raccontare anche nei prossimi anni, mi sa. Sicuramente speriamo diano continuità alla corsa, correndo magari più di un anno. Ecco, tanti atleti è un po' di anni che gareggiano. Adesso arriva Cortezzano B. Cortezzano B al cambio. Ma continua, attenzione, la gara di testa, di là, per quanto riguarda Cortezzano, direi. Ora cambia Villatico B. E tra poco l'applauso per Marengo P, perché sarà il momento del loro cambio. Un po' una sorpresa Roby, perché diciamo che ovviamente Cortezzano e Marengo non partivano coi favoriti del sì, pronostico. È ancora lunga, però le prime due frazioni l'hanno fatta veramente molto bene. Però Cortezzano sta facendo una gara incredibile. Attenzione perché ha allungato l'atleta in casacca azzurra, quindi Cortezzano decisamente al comando. Sembrerebbe di sì, dietro non si vede nessuno. Sabrina, vediamo. Marini intanto per Marengo B. Bravissime le atlete di Marengo B. Ed ora vediamo via San Martino della Battaglia. Vediamo se mantiene. Ha un vantaggio abbastanza importante, sicuramente il terzo frazionista sia di Villatico che di Zeveto tenteranno di risalire, sì. Faranno sicuramente un ottimo tempo, vediamo se sarà sufficiente. E si preparano nel frattempo gli atleti della quarta frazione, la frazione, oserei dire a questo punto, visto come si sta mettendo la gara, che vedrà
sta risalendo velocissimo il duo, se non ecco ho visto dietro, male. Si vede Villatico e Zeveto. Villatico e Zeveto, eccoli. A Villatico passa al comando Villatico. L'atleta di Villatico è dotato di una progressione incredibile. Pazzesco. Adesso vediamo, ecco, sicuramente darà una sgasata importante. Ed ora Matteo Caruna tenterà probabilmente lo strappo nel tratto che porta gli atleti tra via Rapicio e via Zeveto, ma attenzione perché Isacco Delia alle sue spalle non ha alcuna intenzione di lasciarsi staccare. Un altro atleta molto forte che abbiamo già visto in piazza e sta tentando di mantenersi attaccato a Villatico. Vediamo, a breve saranno qua e scopriremo. E vedremo a questo punto come partirà l'ultima frazione e andremo a... Eccoli, manca veramente poco ad averli qui in piazza. Iniziano a sentirsi sì, sono qua, le son urla qua. E quindi stanno arrivando, ma arrivano praticamente insieme. Bravissimo, grande gara di Delia e di Caruna, bravi. Ed ora Edoardo Parma, Vanni Agvanor, direi a giocarsi. Bravissimi il palio. Villatico e Zeveto, ma Zeveto ha fatto un finale pazzesco. Cortezzano ora e parte Sardi ed è il momento di Marengo. Ora, Federico, se tu fossi in gara al posto di Parma o di Agvanor, che gara imposteresti? Allora, sicuramente imposterei una gara... L'importante, no, è vincere la corsa, quindi non ha senso partire troppo forte. La cosa fondamentale è essere davanti quando c'è la curva in fondo a via Zeveto, perché poi la strada si curva e diventa difficile superare. Quindi sono insieme Zeveto e Villatico in fondo a via San Martino della Battaglia. Questi ragazzi sono due atleti ovviamente forti e tutti e due molto veloci, quindi potrebbe anche esserci un arrivo via Marengo in un bello sprint. Nicolo Persico intanto per Zeveto B al cambio e qui si studieranno, però attenzione perché Parma sta tentando di allungare per Zeveto. Si è messo davanti a fare l'andatura, un forcing come si dice, però ecco Vanni Picco sembra comunque lì a portata, non manca molto. Andiamo a giocarci questa edizione del Palio veramente agli ultimi metri, Federico. Era anni che non si vedeva una gara così combattuta. Gli ultimi 4 anni le vittorie di Villatico sono sempre state abbastanza nette, quest'anno hanno trovato sulla strada una squadra altrettanto forte, ecco, perché adesso mancheranno 700 metri e sono insieme, quindi sicuramente non vinceranno di tanto, chiunque sia. C'è Zeveto che sta facendo decisamente l'andatura, vediamo come risponderà Villatico. Si entra in questo momento a Villatico, tra poco il momento decisivo per questa edizione del Palio delle Quadre Città di Chiari. Gara bellissima, veramente. Adesso in fondo a via Villatico sono insieme, come dicevo. Inizia un tratto molto tortuoso con curve molto strette, è importante prendere posizione, mettersi davanti e non aspettare troppo, ecco, perché poi diventa difficile superare nelle strade del paese, non è una pista. Ci siamo, si entra in via Rapicio, poi sarà il momento di via Zeveto. Sono qua, sono a 1000 metri, quindi ancora 300 metri, 350 metri al traguardo. E sono appaiati gli atleti. Gli applausi a Marengo B. Brava Camilla. Ed ora ci si avvicina
alla fine della gara ci si avvicina a questo momento clou. Villatico e Zeveto sono praticamente appaiati, ci si gioca tutto allo sprint finale. Arrivano le moto, siamo pronti ad accogliere in piazza, signore e signori, Vanni Agvannor Picco, squadra Villatico! Squadra Villatico si aggiudica questa corsa, grande la prova anche di Edoardo Parma per squadra Zeveto. Federico, una gara incredibile. Gara bellissima, sprint dirompente di Vanni, però congratulazioni anche a Zeveto che è andata molto vicina alla vittoria, quindi diciamo che ha mantenuto quello che ci si aspettava, complimenti, e anche a Villatico per la quinta vittoria consecutiva. E allora adesso attendiamo le altre squadre, quindi bellissimo il terzo posto con Federico Sardi di Cortezzano, complimenti davvero a Cortezzano. È il momento di Marengo, gli applausi anche per Quadra Marengo. Tutto sommato anche Cortezzano e Marengo hanno fatto un'ottima gara, non sono arrivati tanto distanti, è chiaro che la forbice si è allargata nelle ultime frazioni. C'è ancora, però diciamo che pare si vada verso un palio più equilibrato. Come dicevo, è importante che gli atleti più giovani abbiano la continuità di prepararsi, di aver pazienza e di aspettare il loro momento. Ora arrivano i giudici di gara, quindi noi dobbiamo semplicemente aspettare l'ok da parte della giuria, al termine del quale potremo proclamare il vincitore di questa edizione del Palio delle Quadre Città di Chiari. Al traguardo ha tagliato per primo la linea a Villatico, davanti a Zeveto, Cortezzano e Marengo. Ora attendiamo dalla giuria se tutto si è svolto secondo il regolamento, vediamo l'arrivo degli ultimi atleti e poi sarà il momento della proclamazione. Ricordo che chi vince porta nella sua quadra il drappo, il palio dipinto da Anna Ramera e verrà accompagnato nella propria quadra dal corpo bandistico cittadino Giambattista Federcioli. Applausi a Zeveto B. Manca all'appello Marengo B, noi chiediamo alla gente sul percorso, ecco, Villatico B al traguardo. Però attenzione, lo facciamo, un grande applauso a Marengo B, formazione tutta al femminile. Beretta per Cortezzano B al traguardo, a chiudere la loro fatica, bravi. Presidente, io non mi ricordo di aver visto mai squadre al 100% femminili, complimenti. Senti, dove nasce questa scelta? Lo chiediamo, è bellissimo perché ha tanta voglia di parlare. Comunque complimenti davvero a Marengo per questa scelta. Attendiamo l'arrivo della quarta frazionista di Marengo B, dopodiché vedremo se la giuria ci darà conferma che tutto è regolare, proclameremo il vincitore e poi sarà il momento di salutarci e di andare ad accompagnare ognuno i propri beniamini nella propria quadra. Ad accompagnare i vincitori sarà il corpo bandistico Giambattista Pedersoli. Intanto che attendiamo, ringraziamo ancora tutti coloro che hanno collaborato per questa settimana, a partire dai volontari, la Croce Bianca che è presente e che lunedì inizierà un corso
di aggiornamento e poi tutti voi per essere stati numerosissimi presenti in tutte queste serate dell'edizione del Palio delle Quadre Città di Chiari. Arriva Marengo B al traguardo, accolta dall'applauso di Piazza Zanardelli. Anche Marengo B termina la sua fatica, abbiamo l'ok dalla regia, dalla giuria, e quindi si aggiudica la 45esima edizione del Palio delle Quadre Città di Chiari, Quadra Villatico. Federico, grazie davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi e complimenti a tutte le quadre. Senti, noi ti vedremo l'anno prossimo. Vediamo se riesci a tornare vestito. Allora, a vederli correre un po' di voglia viene, ma la sotterriamo subito alla svelta, direi. Grazie ancora a Federico Fogliata. Grazie a tutti voi. Buon proseguimento di serata. Buona continuazione. Complimenti ai vincitori. Quadra Villatico.
Nessuno.